Benvenuti a Salute e Sanità, il nostro magazine sui temi della salute, della sanità, del benessere della persona. Sono Eva Perasso e oggi in studio qui con me il dottor Daniele Labruna, dentista. Ciao. Benvenuto Daniele. Oggi il dottor Labruna, che è stato nostro ospite già altre volte e abbiamo cominciato con lui questo viaggio all'interno dello studio dentistico per conoscere insieme le varie professionalità che lo popolano e che lavorano ogni giorno per il benessere del paziente, oggi abbiamo con noi la parte della segreteria. E allora saluto e ringrazio per essere con noi Alice De Luca. Buongiorno, Alice De Luca è responsabile della segreteria di una grande studio medico, anzi una clinica dentistica, e Lucia Gambineri al suo fianco, buongiorno, che si occupa proprio addetta alla segreteria. Un lavoro difficile spesso, talvolta divertente, perché abbiamo già sentito qualche aneddoto prima nei corridoi dei nostri studi. E allora chiedo al dottor Labruna un po' di raccontare come mai, cosa stiamo facendo con questo percorso di viaggio all'interno dello studio dentistico. Vogliamo far capire alle persone che lo studio medico è cambiato, come è cambiato l'ambiente intorno a sé, a lui, e che sono cambiate le persone, perché ci sono esigenze diverse, esigenze economiche, esigenze estetiche, esigenze funzionali, che per carità, questo è l'obbligo di qualsiasi dentista, ma si è aggiunta prepotentemente, direi, negli ultimi anni anche una cosa in più, diciamo, che forse mancava allo studio dentistico. Queste splendide ragazze che accolgono, bravissimo, vedo che fantastico, che accolgono dalla telefonata e salutano il paziente al termine delle cure, il paziente, con amorevole, direi, disinvoltura. Direi di sì, per via delle chiacchiere che abbiamo fatto prima di entrare in studio direttamente. Allora chiedo poi direttamente a loro, dottor Labruna, di raccontarci come funziona il loro lavoro. Chiedo in particolare ad Alice De Luca di spiegare quali sono i vari passaggi, anche tecnici se vogliamo, che un paziente si trova ad affrontare una volta che viene a contatto con la segreteria. Abbiamo parlato di piano di cura, abbiamo parlato di piano di preventivo e così via. Da dove si parte e dove si arriva? Beh, innanzitutto si parte dall'accoglienza del paziente, e noi ci occupiamo di indicargli comunque le attenzioni dovute, quello di cui ha più necessità, a iniziare comunque il suo percorso nella nostra struttura. Poi c'è il dentista che si occupa ovviamente, dopo la prima visita, la visita iniziale, di stilare il piano di trattamento, il piano di cura, dopodiché questo piano di cura viene sottoposto al paziente stesso e da lì cosa accade dopo? Noi ci occupiamo di stilare un preventivo, dopodiché inizia il vero e proprio cammino del paziente presso la nostra struttura comunque. Ecco, parliamo di preventivi, quindi ovviamente una delle grandi funzioni della segreteria di uno studio dentistico è proprio anche la parte contabile, Alice. Esatto, la parte contabile è la parte di cui ci occupiamo per la maggior parte del tempo, perché comunque il paziente può avere diverse esigenze, diverse possibilità, quindi noi cerchiamo di metterlo a proprio agio e di aiutarlo a stilare comunque un piano di pagamento, perché esatto, poi ovviamente perché spesso ognuno ha le sue i lavori esigenze, sono grossi, quindi sì, esatto. Ok. Un altro dei temi, diciamo, della segreteria, oltre ovviamente ai preventivi e quindi alla parte dei pagamenti, che sappiamo, ahimè, sono sempre onerosi, non perché i dentisti siano cari, ma perché sono trattamenti costosi, ovviamente, è la gestione delle agende dei dottori. Allora chiedo a Lucia di raccontarci come viene gestita l'agenda, soprattutto in una clinica come quella in cui operate voi, in cui le professionalità sono tante e diverse. Sì, infatti si parla di dentista in modo generale, ma in realtà noi godiamo di diverse figure professionali all'interno del nostro staff, e gli stessi dentisti in realtà hanno le loro specificità. Ad esempio c'è un chirurgo da noi che si occupa prevalentemente di chirurgia e di ortodonzia, oppure ci sono i dottori che
si occupano sono prevalentemente protesisti, quindi c'è un endodontista che si occupa quindi di un altro filone. Quindi venendo in una clinica in realtà il paziente ha la possibilità di avere a disponibilità diverse specificità dello stesso universo, ecco, dello stesso universo odontoiatrico. Quindi gestire l'agenda significa anche essere riuscire, sempre pronti a cambiare sì. appuntamenti su questa agenda e riuscire a soddisfare la necessità, riuscire ad attribuire al paziente l'appuntamento corretto. Certo, certamente, certamente. E poi all'interno della clinica dentistica il ruolo della segreteria è proprio un ruolo, essere il volto umano della clinica. E allora chiedo a voi due se c'è anche qualche aneddoto da raccontarci rispetto alla gestione del... Mi vedo sorridenti perché penso che vi siate anche divertite. Spesso magari è stato faticoso, però spesso vi siete anche divertite. Sì, ogni volta che si ha a che fare con gli esseri umani comunque vengono fuori sempre delle cose interessanti, dal cagnolino in sala d'aspetto che deve fare la pipì, il paziente burbero che si spazientisce ma poi dopo diventa tutto dolce dopo due paroline e due attenzioni. Sì, ce ne sono di cose divertenti. L'importante è mantenersi sempre centrati e non offendersi, ad esempio, se uno ti fa una sfuriata davanti. Ecco, non è un discorso che va sul personale, ma magari sono anche dei momenti in cui il paziente si sente appunto paziente, quindi in qualche modo si sente preso in carico e anche quindi ci mette anche dell'altro, ci mette anche il suo bisogno di attenzione, il suo bisogno di essere accudito. Quindi è probabile, anzi che non è così, anzi improbabile che non ci siano anche dei moti di rabbia o di ira, perché chissà che cosa si sta muovendo all'interno del paziente. Ecco, chiedo ad Alice, spesso magari in sala d'aspetto si crea appunto, come abbiamo sentito, del malcontento, magari perché si attende troppo? Qual è il vostro ruolo allora? Noi cerchiamo di mediare il malcontento in sala d'attesa e di riportare nell'area clinica comunque tutte... Avete un filo diretto sì, col esatto, dentista abbiamo un filo che diretto. È nel suo studio, che sta intanto lavorando e raccontando. Noi cerchiamo comunque di tenerli calmi, nella speranza di farli passare velocemente, di calmarli un po'. Suppongo, Lucia, che ci sia spesso anche bisogno di privacy, che alcuni pazienti abbiano bisogno di un momento delicato in cui dirvi qualcosa. Sì, prima parlavo giusto di magari di situazioni di ira, no? Anche solo il bisogno di sfogarsi un po', che è sempre meglio farlo comunque in separata sede, ecco, perché poi gli altri pazienti magari vedono, pensano che sia successo qualcosa, come invece, ricollegandoci al discorso contabile finanziario di cui parlavamo prima, anche solo che per giusto esprimere le proprie esigenze a livello appunto economico. Infatti proprio per questo noi abbiamo ad esempio uno studietto dedicato a noi in cui portiamo i pazienti in modo che abbiano un pochino più di privacy. Sì, esatto, per poter parlare meglio di tematiche un pochino più personali, più delicate. Questo ruolo delicato, che prevede appunto sia di gestire il paziente dal punto di vista emotivo, sia di gestirne invece gli appuntamenti, i risvolti economici, gli eventuali problemi economici anche del paziente, poi passa anche dalla gestione delle urgenze. Quante volte arrivano le telefonate di persone disperate perché hanno bisogno di voi? Spesso. Quotidianamente. Comunque, essendo anche... sempre a contatto col paziente, succede che magari durante il giorno la quantità di urgenze sia abbastanza alta, poi ci sono i periodi che ce n'è un po' di più, un po' di meno, però i medici comunque sono bravissimi a gestire anche quelle, quindi abbiamo anche un bello staff. Quindi. Ecco, avete qualcosa da raccontare rispetto alle urgenze? C'è stata una volta particolare in cui vi siete adoperate dando il meglio di voi in una situazione davvero delicata? Sì, ad esempio un sabato, perché la nostra clinica è aperta anche il sabato da servizio continuato, un sabato una paziente che aveva subito un intervento qualche giorno prima è arrivata, una paziente anziana accompagnata dai figli, preoccupati perché aveva una forte emorragia, e devo dire che il medico è stato fantastico perché ha gestito la cosa, ha tranquillizzato innanzitutto i figli, ha tranquillizzato la paziente e addirittura si è prestato a sentire al telefono anche
il medico che seguiva la paziente, insomma, per quanto riguarda le sue problematiche cardiache. Quindi sì, c'è una grande disponibilità, una grande professionalità in questo ambiente, e quindi appunto urgenze che lì per lì ti arrivano come dovessero essere qualcosa di più soft, scopri che sono invece qualcosa di veramente più importante, e vengono comunque gestite. Ecco, questa è una bella cosa. Dunque, empatia totale sempre con il paziente per riuscire a coglierne tutte queste sfumature, una cosa che magari il dentista non riesce a cogliere perché è chiuso nel suo studio. E poi una cosa che mi ha incuriosito molto nel racconto di tutte le vostre delle vostre mansioni, diciamo così, è quando mi avete detto: ma noi gestiamo anche un po' la comunicazione interna, siamo noi che abbiamo il polso dell'umore non solo del paziente, ma anche nei rapporti all'interno di chi opera nello studio. Sì, siamo un po' come la cucina dove si raccontano i segreti alla mamma. Sì, è un po' la segreteria, è un po' un luogo dove si spezza la tensione, non solo per il paziente che magari è preoccupato e deve subire un intervento, ma anche per gli stessi operatori che fanno un salto da noi e magari con una battuta, due parole, hanno modo di sfogare magari un piccolo attrito che può esserci stato, umanamente comprensibile, ecco, che può esserci stato nelle retrovie dove a livello dei riuniti. E sì, sì, abbiamo questo ruolo proprio, tutte le strade portano alla segreteria. Certo, dottor Labruna, è vero che questa segreteria è una piccola oasi felice all'interno dello studio. Il loro compito è quello di mantenere equilibrate tutte le varie energie, dai pazienti a noi medici, alle assistenti, a tutti, agli odontotecnici. Ed è questa è una cosa fantastica, come per magia. Alla mattina magari ci possono essere un po' di così, ma poi tutto si svolge e alla sera tutti quanti ci andiamo a casa rilassati, lieti di aver fatto comunque il nostro dovere. E questa è la magia. Che non è un caso che siano sempre figure femminili quelle che operano all'interno della segreteria. Sì, adesso non voglio entrare in certi discorsi. Comunque sì, decisamente la figura femminile è quella più appropriata, sicuramente, per accudire tutte queste persone, assolutamente. Ci racconti di quella volta in cui ha ricevuto una telefonata interna dalla segreteria in cui le cercavano di spiegarle che davanti avevano un paziente un po' difficile. No, è bellissimo, tra l'altro è interessantissimo anche questo rapporto che si instaura quotidianamente tra la segreteria e il professionista. E lì siamo abbastanza, quindi devono tenere a bada un po' anche di professionisti. Quindi, perché in effetti io sono quello che sono sempre più in ritardo di tutti, no? In clinica sono quello che sono in ritardo. Confermate, confermiamo. E quindi è fantastico perché queste povere creature mi avvisano quando arrivano e mi avvisano di tutto quello che succede al di là dei miei, non so, 10 metri quadrati, non so quello che sono, del mio studio, perché io lavoro lì e non è più come una volta, che tutti lo sanno, cioè io lavoravo in uno studio mio, eccetera, eccetera, e c'era un rapporto diverso. Adesso, per fortuna, ci sono queste creature che aiutano anche, mi aiutano nello svolgimento del mio lavoro, perché si prendono, hanno la loro responsabilità, e si prendono anche, diciamo, hanno il dovere, tra virgolette, di aiutarmi anche in questo senso, di rendermi la giornata un po' più gradevole e meno pesante, dicendomi le cose che accadono, che non accadono. Io comunque lo dico, chi mi conosce, i pazienti ogni tanto mi dicono: l'ho visto in televisione, una cosa simpatica, eccetera, eccetera. Io comunque, per non sbagliare, io bacio tutti, abbraccio tutti, e mi faccio perdonare comunque a prescindere. In un modo malato, a prescindere. Ed è importante la gestione delle urgenze durante il quotidiano.
perché noi abbiamo ogni mattina, anzi queste belle stelle alla sera mi mandano via mail l'agenda dell'indomani. Cioè nel giorno dopo. Sì, assolutamente, questo mi dà anche più sicurezza, perché mi controllo e vedo un attimo, quando entro so già quello che dovrò fare, so già di quanti minuti andrò in ritardo alla sera. Certo, no, perché ci sono le urgenze. Perché ci sono le urgenze. Lo raccontavate prima, il controllo della struttura, di ogni singolo elemento della struttura medica, in realtà è uno dei vostri ruoli, è uno dei vostri ruoli fondamentali. Controllo che cosa significa? Anche controllare che i materiali siano sempre al loro posto? Che i materiali siano sempre al loro posto, che la clinica sia sempre perfetta, in ordine, pulita, ordinata, tutto quanto. E soprattutto che non manchino materiali. C'è un magazzino, cioè lo studio dentistico ha un grande magazzino? Ha un magazzino dove teniamo le scorte per essere tranquilli, per avere tutto. E immagino che abbiate anche un budget. Ci sono dei budget da tenere sempre sott'occhio e comunque per non sforare nei costi, cosa comunque come si faceva anche nello studio dentistico più piccolo. Comunque sono sempre cose da tenere sott'occhio. Certo. Ecco, storicamente è accaduto questo negli ultimi anni, abbiamo visto passare dai piccoli studi dentistici a studi dentistici che si sono allargati così tanto da divenire delle vere cliniche, quindi delle piccole aziende in cui, l'abbiamo detto, operano professionisti diversi e spesso quindi il paziente viene spostato, viene mandato da uno specialista all'altro perché gli specialisti hanno ovviamente peculiarità e specializzazioni diverse. Mi diceva che viene un po' vissuto come un abbandono questo passaggio. Sì, il paziente è abituato al proprio medico, comunque nel momento in cui cambia si sente come un po' abbandonato, ecco, un po' disorientato quantomeno. E la cosa importante invece è quello che cerchiamo di far passare dalla segreteria, insomma, ma un po' tutti i membri dello staff cercano di mandare questo messaggio. In realtà si è accolti da tutti, si è curati da tutti lì dentro, e nel momento del bisogno, nel momento in cui hai bisogno di un chirurgo, tu hai veramente il top della chirurgia. Nel momento in cui hai bisogno invece di un aspetto più conservativo, un intervento di tipo conservativo, hai davvero il top della gamma, ecco. E quindi sì, bisogna far percepire questo, è una delle cose molto importanti, lo diceva anche il nostro capo, il nostro responsabile, che molto spesso si dà la qualità c'è, ma la cosa difficoltosa è farla percepire. E comunicarla. Sì, farla proprio, cioè in modo che il paziente esca di lì e si è parlato appunto di spese, no? Onerose, ma che sia convinto di aver fatto un investimento per se stesso, di essersi preso cura di sé nel posto giusto. Certo. E questa è una cosa che spetta a noi farlo capire. E allora abbiamo chiuso questa chiacchiera sulla segreteria organizzativa, sulla responsabilità della segreteria all'interno di una clinica dentistica. Ringraziamo il dottor Labruna. Grazie. Per essere stato con noi, Alice De Luca e Lucia Gambineri. Grazie. Per il loro ruolo e per l'importanza delle loro professionalità. Salutiamo gli spettatori, appuntamento alla prossima puntata.